43 palloncini sono stati lanciati questa mattina dalla piazza del comune di Mignanego per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Sì, è stata un'iniziativa davvero bella, coinvolgente dei ragazzi delle scuole medie di Mignanego. Abbiamo voluto ricordare ai 2 mesi, in questa data che ricorderemo sicuramente per sempre, che ci ha segnato la nostra vita, ma abbiamo voluto ricordare le vittime di Ponte Morandi e tutte le conseguenze negative che quella tragedia ha lasciato a Genova, alla città di Genova e al suo entroterra. Penso che sia stata una lezione davvero di vita per questi nostri ragazzi che hanno iniziato a costruire un loro ponte, un ponte che vuole essere un ponte di rapporti fra di loro, un ponte di richieste a quelli che sono i grandi potenti della terra, un ponte per costruire un qualcosa, un loro futuro migliore. E questo l'hanno voluto dimostrare. Leggendo i numeri delle vittime e non chiamate coi nomi ma con dei numeri e lanciando i palloncini in aria. 15 ottobre, lunedì, a Mignanego si è deciso di ricordare i 2 mesi dal crollo del ponte con un'iniziativa un po' particolare. Abbiamo deciso di aderire a un progetto che si chiama Staffetta di Scrittura Creativa. Questo progetto prevede che le classi che parteciperanno arriveranno alla fine dell'anno alla stesura di un libro scritto insieme, un libro scritto proprio come una staffetta, quindi passandosi il testimone capitolo dopo capitolo, e si è deciso di far partire il progetto in una data particolare per la nostra città, una data che sarebbe stata il 14, ma essendo domenica è ricaduta sul 15, e abbiamo deciso, tutta Italia ha deciso di avviare questo progetto ricordando la tragedia che ha colpito la nostra città, proprio perché la scrittura può essere uno dei tanti modi per legare gli studenti in un progetto comune. Che cosa avete fatto prima di arrivare qui davanti al comune di Mignanego questa mattina? Stamattina con la prof Pitaluga e poi dopo con un'altra prof abbiamo scritto 10 provvedimenti per le persone, per i potenti del mondo, che magari potrebbero cambiare il futuro. Poi li abbiamo appesi al palloncino e siamo venuti giù e un nostro compagno per classe li ha lanciati e l'ha letto a tutti.